15 febbraio 1916. Nasce a Torino Carlo Casalegno, vice direttore della stampa, ex partigiano del Partito d'Azione, è il primo giornalista vittima delle Brigate Rosse. Il 16 novembre del 1977 viene gravemente ferito nell'androne della sua casa torinese con 4 colpi di pistola al volto. Il 9 novembre 1977, dopo un'agonia di 13 giorni. Sul quotidiano La Stampa curava una rubrica in prima pagina dal titolo Il nostro Stato, nella quale insisteva sulla necessità di combattere con fermezza il terrorismo.